Sì, sulla prima parte non ci sono dubbi, 70 anni ormai, l'anno prossimo sarà il 70° della Sagra Malatestiana, lo testimoniano, qui è passato tutti i più grandi direttori, orchestre e solisti del mondo, su questo senza essere enfatici, e così è stato. Ma come diceva lei, sì, io li chiamo riminesi venuti da lontano, nella duplice significato di riminesi che hanno una dimensione che va molto oltre Rimini e anche di riminesi che sono andati fuori Rimini a studiare, a perfezionarsi e poi oggi tornano a Rimini. Ecco, io credo che nei confronti di questa grande quantità di artisti che da Rimini sono partiti e ritornano o che da Rimini hanno e vivono una dimensione molto più grande di Rimini, si debba stabilire un patto di reciproco rispetto e anche, come dire, riconoscenza, no? Nel senso che riconoscenza a loro che hanno aspettato tanto da parte nostra e da parte loro a noi, che a noi, alla classe dirigente di questa città che ha dato finalmente loro un palcoscenico. E sul solco di questo, noi di qui, in questi due mesi di programmazione di novembre e dicembre, avremo delle presenze come quelle dell'Ettimi, come un omaggio al maestro Speranza, come un lavoro che verrà affidato ad Andrea Guerra nel rapporto fra la musica e il cinema, il coro lirico naturalmente, il jazz, anche territori che vanno nel campo della musica cantautorale o comunque dell'industria culturale, della musica pop, insomma. Questa grande articolazione di occasioni per esserci, non solo a vedere gli spazi vuoti del teatro, ma il palcoscenico vissuto, ce l'avranno un po' tutti i riminesi, che avranno le stelle, ed è bene che dopo 75 anni si siano anche le stelle, il cosiddetto star system, ma anche questa grande articolazione di talenti locali attraverso i quali sarà possibile a chiunque esserci in questi due mesi, ma anche dopo i due mesi, perché non dimentichiamoci che la stagione finisce, generalmente comincia a ottobre e finisce a marzo, ecco, quindi abbiamo altri tre mesi perché tutti i 300.000 spettatori potenziali del nostro territorio vengano a vedere il Teatro Galli.